Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, c'è un processo in corso. Innanzitutto, se parla del recovery fund, va definito ancora. Abbiamo la prospettiva del 19, consiglio europeo del 19 della prossima settimana. Non credo che sarà risolutiva, ma ci impegneremo ovviamente perché sia importante questo passaggio e comunque determinante. La prospettiva di queste somme in particolare, di queste risorse finanziarie, non è immediata, anche se c'è la possibilità di avere un ponte, un front loading, come si dice nel gergo, e quindi alcune somme potranno essere anticipate già in autunno, ma il grosso del finanziamento arriverà ovviamente l'anno prossimo. Io rivolgo ai partiti di opposizione, che ieri non sono venuti qui perché hanno ritenuto questa sede non adeguata, un appello. Siccome c'è ancora da lavorare a questo progetto, loro che possono dare una mano, perché non abbiamo ancora portato a casa un risultato. Io l'ho detto, ci sarà un passaggio al Consiglio europeo ancora, dobbiamo fare dei passaggi al Consiglio europeo, e avete anche colto voi, c'è un dibattito in alcuni paesi, ci sono dei governi di coalizione dove ci sono dei partiti molto a destra che contestano ovviamente queste soluzioni. Alcuni paesi di Visegrad anche sono usciti pubblicamente e contestano queste soluzioni. Quindi, siccome alcuni esponenti, alcune forze dell'opposizione sono molto legate a queste forze politiche, a questi governi di Visegrad, io chiedo loro di lavorare per darci una mano, perché ovviamente dobbiamo ancora completare questo processo. Quindi, nell'interesse nazionale, nell'interesse della comunità italiana, vi prego, dateci una mano e io vi riconoscerò pubblicamente l'aiuto che ci darete, intervenendo anche sui partiti con cui avete dei legami, con esponenti politici di altri paesi o anche addirittura di governi che in questo momento stanno cercando di contrastare questa risposta forte, coerente e coesa che le istituzioni europee, in particolare la Commissione, sta offrendo.